Minecraft, ma i colori sono invertiti. Vediamo cosa va a succedere finirà in tragè. Allora, a parte dove sono spawnato. Quella è acqua o cosa? Però davvero dove sono spawnato? Amici! Che cacchio è? No, voi non siete pronti. No, mucca, che mi sembrava un ghast. Siamo perennemente nel Ned. No, no, è inquietantissimo. No, raga, è inquietantissimo. Guarda i semini viola. Cioè, sembra tipo perennemente una moda. Guarda il mio personaggio. Non ci credo mai. Allora, facciamo che esploriamo un po'. C'è anche un villaggio, perfetto. Ho visto un Madonna, mucca, quanta forza c'ha. Ho visto un villaggio, quindi abbiamo tutto il cibo che vogliamo per sempre. Ovviamente ci facciamo gli strumenti base, tutte le cose, classico. Semplicemente esploriamo tutta la situazione e speriamo di non... Madò, quei villager. No, sono inquietantissimi. No, villager. No, sono inquietanti. Immaginatevi i ragni. Che schifo. Ok, allora abbiamo capito che il cibo ce l'abbiamo. Siamo tutti contenti. Madonna, quanto cibo però. Ok, siamo tutti contenti. Fiorellino carino, il dandelion. Ok. Madonna, guarda i villager. No, sono no, amici. Signori, la bedrock. Abbiamo trovato la bedrock, perfetto. Voglio prendermi del legno che incredibilmente non avevo ancora preso. Quegli squid sono inguardabili. E ci facciamo tutte le cose base. Voglio andare a prendere anche quei materiali perché non ho idea. Non ho idea di cosa possano essere e ho già paura così. Madonna, è inquietantissimo Minecraft. Immaginatevi, situazione. Un ragazzino che per la primissima volta gioca a Minecraft e tipo il genitore, per fargli lo scherzo, gli mette il gioco tipo con questi colori. Impazzisce. E mi è pure venuta una bella idea in mente. Ma comunque, idee strane a parte, ci prendiamo questo settimo pezzo di legno e madò, ok. Ci andiamo a fare la crafting tablet. Sì, proprio il tablet, avete capito bene. E gli sticchettini, vabbè, comunque signori avete capito, dai, le cose base che tutti conosciamo. Tech e un bel piccardo classicone. Stuck, ora piccardo fatto. Guardate il golem! No, amici, signore, il golem! Ma che cacchio! Salve signor golem! Madonna, subito andiamo ad esplorare il golem. Poi lui esplorerà la nostra faccia con le sue peggio sberle da golem. Però, no, bellissimo, 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 tutto bellissimo. Corro e scappo, scappo, sono un fifone. Me ne vado, me ne vado. Allora, questa è terra, chiaramente. Questa è cobblestone, vediamo. Sì, questa è cobblestone e no! Benvenuti in un nuovo... No, Vabbè, niente. Me la son cercata. Torniamo al villaggio. Dicevamo, mi prendo della cobblestone, quella dovrebbe essere Glavlel. E questa è terra? Sì, terra, ok. Quindi mi prendo della cobblestone, ci facciamo subitissimo un bel piccone in cobblestone e ci andiamo a prendere quei materiali che abbiamo visto prima. Quindi, dove sono i miei sticchettini? Dove era il mio... Vabbè, ci siamo persi gli sticchettini per strada, ok. E cobblestone sia. Thank you, grazie, ciao. Ah, ok, sembrava una strega, una roba. Ho detto, ma che cacchio è? Vabbè, io voglio vedere i creeper. Madò, i creeper in bianco e nero sono una cosa assurda. Cioè, saranno una cosa fuori di testa. Se ne è fuori di testa. Qua intanto fanno i peggioriti satanici sti villager. Va bene, siete inquietanti. Fatevelo dire, siete inquietanti. Abbiamo trovato i diamanti. Sì, magari. Cos'è, carbone? Carbone. Palesemente. E quando arriva la notte? Finirà malissimo. Beh, oddio, che in realtà non è vero, perché se arriva la notte noi vediamo attraverso le cose, giusto? Cioè, alla fine è come nel video di Among Us, vedete, se alla fine... Ok. Ok, no, ribadisco tutto, non ci vedo. Amici, c'è uno scheletro e pure uno zombie. Allora, vieni fuori, zombie, un attimo. Zombie, vieni un attimino fuori che voglio vederti. Venghi, venghi. Madonna, quanto è inquietante! No, raga. No, no, amici. Oddio, brucia! Oddio, guarda come brucia il fuoco blu. È il fuoco fatuo. Che no, scheletro, che tu mi killi. Vabbè, lo scheletro è rimasto uguale, sfigato. È rimasto ugualissimo. Ed è rimasto anche che mi killa. Scappa. Ah, ah, la pecora. Pecora Dolly. Ah. Ui, cavallini bianchi e neri. Ok, siamo salvi per, chiaramente, per errore. Sì, sono stato stupido a non farmi la spada. Ci avete ragione. Comunque nelle caverne non si vede niente, quindi mi voglio fare una torcia e vedere se si vede qualcosa o no. Perché secondo me no. Vabbè, sto wooden pickaxe lo togliamo. Secondo me non si vede niente. Vai, picchia. Picchia. No, no, no. Muori tu. Non io. Tu. Non io. Oddio, è morto lui. Che cos'è questo? Ferro? No, ancora carbone. Madò, non si vede niente. Madò, è incredibile. La nebbia. Siamo a Milano. Carino che con le torce fanno vedere robe, giustamente. Che carino. Vabbè, niente, abbiamo capito che in sta grotta non c'è niente. Quella cos'è, l'andesito o la terbo? Non lo sapremo mai. Figata, guarda. Figo. Vi sfido a giocare a Minecraft così. Tipo in una vanilla o in qualcosa. Dai, questo è per forza... No, carbone. Ah, ma io ho mezzo cuore. Ah, che situazione imbarazzante. Comunque, sperando di non morirci con qualcosa a caso. Tra l'altro... Ah, quindi se arriva la notte è tutto bianco. Bene, ok. Vabbè, intanto continuiamo ad esplorare senza... Oh, che spavento, guarda che belli sti fiori neri. Madonna, ma amici, è bellissimo Minecraft così comunque. Cioè, solo io la penso che sia bellissimo? Scrivetemelo nei commenti. No! Bruh. No! Il pollo nero! No! È un polletto abbrustolito. Sì, l'ho ucciso. Bellissimo! No, bellissimo, bellissimo. Che figa. Figata totale. Dai, ma ora abbiamo visto tutto. Oddio, il Wither come sarà bianco? Eh sì, mi sa che il Wither è bianco. Un Wither tutto bianco. Allora, mi sta venendo in mente un'idea. Cos'è carbone questo? Sì, è sempre carbone. Quasi quasi andiamo in creativa e ci mettiamo tipo robe a caso, tipo il Wither. Facciamo così, vai, facciamo così palesemente. Allora, quindi salviamo stacca tutto. Questo mondo lo voglio cancellare, così nella prima parte di video, sì, l'ho chiamato disagio. Nella prima parte ci siamo visti tipo un po' come la survival e quelle robe lì. Invece adesso ci vediamo in creativa. Eh sì, sì, avete visto bene. Metterò della TNT, voglio vedere di che colore è l'esplosione. Madò, che figo. Vai, dammi un flint and steel, va là. Signori, è stato un onore viaggiare con voi. Vai, esplodi. Madò. Oddio. Oddio, un'esplosione nera. E vabbè, l'acqua, che in realtà non è acqua, è piscia, che si propaga. Che figo. No, brucia tutto, va. Il fuoco blu. Non ci credo mai. Che beh, no, allora, cioè, basta un'impostazione del computer per rendere un gioco completamente diverso. Che figo! Madò, che figata! Vediamo altra roba, cos'è questa? Warped Nile, ok. Mentre il fuoco blu continua a bruciare inesorabile. Bello questo, non so che blocco sia, ma bello. Guarda quanta roba, non ci credo. Oddio le bookshelf! Oddio le bookshelf! Che bello, madò, che bello così. Cioè, stiamo scoprendo un botto di roba, cioè io... prenderei tutto, ma poi il video dura 73 ore, quindi è meglio di no. E land? Oddio, anche land diventerebbe una figata. Allora, io direi che il piano adesso, prima di salutarci, perché, vabbè, è già... Madò, quanto bello la mela normale, poi c'è anche la mela d'oro che sarà di un altro colore. Che figata. Comunque, guardala, che figo. E l'acqua blu, ovviamente. La palla di neve nera e rossa. Che delirio. E i libri... Madonna, signori, starei qui tutto il giorno a guardare ste cose. Comunque voglio spawnare il Wither. Allora, gli scheletri del Wither sono bianchi e sono un'armata della morte, incredibile, fortissimi. Soul Sand presa e le testine... Madò. Abbiamo le palle di neve, Wither, non c'ho paura. In realtà un pochino sì. Allora, guarda la barra, che bella. Vai, esplodi. Mega esplosione, Wither. Madò, l'esplosione del Wither bianco, che figo. C'ho le palle di neve, cosa pensi di fare? Secondo te c'ho paura? Sì, un pochino. Però, guarda che pochi danni che gli facciamo. No, le mucche! Madò, quanto forti ste mucche, sono immortali, cioè sono più forti di me. Ok. Oh, però due colpi del Wither per uccidere una mucca, un botto. Comunque, Wither a parte, ma si può spawnare l'Ender Dragon. Vai, spawniamo l'Ender Dragon e poi ci salutiamo. No, non si può spawnare l'Ender Dragon, però voglio spawnare l'Enderman. Che è bianco, che figo. No, con gli occhi verdi, madonna, è un alieno. Signori, abbiamo ufficialmente scoperto che Minecraft aggiunge gli alieni nel suo mondo. Visto? Pensavate che non scoprissi le cose. E invece. Comunque, quindi non c'è l'Ender Dragon. Peccato. Che poi magari c'è, scrivetemelo voi nei commenti, non lo so. Quindi questo era il mondo, non in bianco e nero, tipo coi colori invertiti. Se giocate da PC fatelo anche voi, altrimenti fatelo in ogni caso, scoprite a qualsiasi modo da qualsiasi dispositivo per farlo. Io salvo ed esco un po' impaurito da questo Wither ancora nel mondo. Anzi lo ammazziamo. Via, addio Wither, è stato un onore. Quindi stacca tutto, vai, quitta tutto. Quindi amici, spero che questo video un po' particolare vi sia piaciuto. Vi ringrazio ovviamente per la visione. Vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2:30, con un nuovo video, un po' meno creepy, ma con un nuovo video. Ciao!